po', diciamo così, spaventa, cari Raffaello ed Enrico, questa lista dei partenti per la semifinale. Ricordiamo che l'accesso in semifinale garantirebbe subito chiaramente il passo olimpico. Eccoli qui, il nostro capovolga Andrea Palmisano, poi seconda posizione Francesco Fossi, terza per Agamemnon, il portiere Mario Paonessa. Passiamo al Canada di Derek O'Farrell, Will Dean, Kevin Kowalik e Anthony Jacob in acqua 2. In acqua 3 la Grecia di Ioannis Christou, Georgios Tsialas, Ioannis Tsilis e Sergios Papakristos. Questo è un equipaggio relativamente giovane. Equipaggio molto forte, con elementi che si sono alternati all'otto. E questa è la miglior barca che potessero avere i tedeschi, con Schmidt, Seifert, Adamski e Urskifer. Fortissima anche l'Australia, perché c'è Drew Jean in seconda posizione, tre volte campione olimpico. Non sono andati in finale a Lucerna in Coppa del Mondo, però come detto l'Australia comunque di Jean fa paura. E poi Harris, Dellinger, Ben Hammond e Jade Uru sono grandi campioni questi, indietro rispetto alla barca che qualche anno fa, ricordiamo, vinse il mondiale, parliamo del 2007. Hanno avuto un po' di difficoltà, però ripetiamo, una semifinale veramente da brivido. Una semifinale difficilissima, i nostri ragazzi saranno chiamati a una grande impresa, mettiamola così. Agamennoni è salito su questa barca all'ultimo momento, si è avvicendato con Vincenzo Capelli, che ieri l'abbiamo visto vincere nel due con una bellissima medaglia d'oro. Oggi sarà difficile riuscire a entrare in finale, ma a mio avviso loro hanno le carte, hanno la possibilità, ma soprattutto hanno il cuore per poter accedere a questa finale. L'Italia schiera tre atleti delle Fiamme Gialle, Paonessa, Fossi e Agamennoni, e uno dell'Aniene, il capovoca Andrea Palmisano. Capovoca Palmisano, come ho detto, tre Fiamme Gialle da Enrico Tonali per quanto riguarda le altre posizioni in barca. Intanto è partita questa semifinale, ricordiamo anche la formula, prevede i primi tre dritti in finale e chiaramente all'Olimpiade, per i restanti invece la finale B, che poi sarà finale anche di qualificazione olimpica. La possibilità insomma di staccare il pass sempre per Londra 2012. Partita bene in acqua 2 il Canada, l'Italia è comunque lì molto vicina, l'Australia poi benissimo con Joshua Dunkley Smith, Nicholas Purnell, abbiamo detto già di Drew Jean, Samuel Locke. Drew Jean che tu conosci bene direi, caro Lello, no? Sono campione straordinario, tre volte olimpico. Beh, ho avuto la sfortuna di incontrarlo più volte, da Atlanta nel 4 senza fino a Pechino, quando ha vinto la medaglia d'oro nel 2 senza, e io ho gareggiato sempre contro di lui. Di sicuro un atleta di spessore, forse tra i migliori atleti che ci sono al mondo. Questa è una barca alla quale tu sei molto affezionato, evidente, insomma ci hai gareggiato ad altissimi livelli. Ti chiedo, già avendo visto poco fa quel primo piano della barca azzurra, seppur per 2-3 secondi, tecnicamente come ti sembra l'azione d'Italia, e soprattutto cosa vedi a questi primi 500 metri con tre barche centrali sopra le altre? L'Italia piuttosto distante adesso, l'ultima posizione. Ma l'Italia sembrava abbastanza corretta tecnicamente, purtroppo l'azione non è stata decisiva, i primi 500 pagano già un ritardo importante. Questi equipaggi, nessuno vuole restare fuori dalle finali, di sicuro loro devono adesso fare una parte centrale di gara molto molto veloce se vogliono restare a ridosso. Sono tutti equipaggi che hanno conquistato il mondiale, dal Canada, dalla Germania addirittura 12 mondiali e 4 olimpiadi, all'Australia 2 mondiali e un mondiale anche per la Nuova Zelanda nel 2007, quando l'Italia fu seconda. Alza il numero dei colpi addirittura l'Australia nella parte centrale, sono 40, questo più che un passo sembra un attacco da parte della barca australiana. Come detto, avete visto lo sguardo di Drew Jean, peraltro. È sorprendente come gli australiani gara dopo gara tendano a incrementare, a migliorare la loro performance. Abbiamo visto il 4 senza pesi leggeri ieri vincere una splendida medaglia d'oro e accedere alla finale non da favoriti. Gli australiani nel 4 senza, diciamo, pesante, credo che avendo comunque assorbito, cioè come dire, assimilato più chilometri, più gare, gara dopo gara li vedo sempre in continuo miglioramento. E adesso, ai 1000 metri, vediamo sempre l'Australia, Grecia, Canada, poi la Germania, Nuova Zelanda, Italia, sempre ultima, l'Italia che deve cercare di recuperare sul terzo posto.
sarà molto complicata, l'abbiamo detto già in sede di presentazione, questa è una finale infernale per il nostro 4 senior, perché sono barche molto molto forti. A dir vero, anche l'altra semifinale sarebbe stata difficile perché c'è la Gran Bretagna, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Bielorussia, quindi insomma erano tutte barche, queste barche, tutte 12 barche arrivate in semifinale molto molto forti. L'Italia ha già fatto una grande cosa, chiaramente. Vediamo se riuscirà a fare il miracolo, ad arrivare in zona finale per garantirsi soprattutto il passo olimpico, altrimenti ci sarà sempre la possibilità, come detto, della finale B che può sempre qualificare per Londra 2012. Intanto ancora arrembante l'azione dell'Australia, Italia si viene anche da questa quadratura e di fatto in alto a sinistra, tanto per essere chiari, l'ultima sagoma che si vede in fondo è quella degli azzurri. L'Italia resta attardata, adesso sarà difficile riuscire a recuperare, loro hanno comunque un'ultima parte di gara abbastanza veloce, ma il ritardo in questo momento è significativo. Mi auguro che gli equipaggi che sono in testa hanno dovuto spendere molto per essere lì, e l'Italia che ha, ripeto, un ultimo 500 molto veloci possa rifarsi sotto. Ai 1500 Australia, sempre là, però attenzione al ritorno della Grecia, vicinissima, poi anche la Germania per il terzo posto. Italia assai distante perché poi c'è il Canada, Nuova Zelanda, a 5 secondi 80 gli azzurri, questa è la barca australiana. Buonissimo il lavoro di Dunkley Smith, Joshua Dunkley Smith, barca, dicevamo, giovane, perché hanno due elementi che hanno 22 anni, uno di 27, poi classe 74 Drew Jean, non più giovanissimo, però con tre medaglie olimpiche al collo da campione, è quello che dà maggiore equilibrio certamente a questa barca, è colui che poi le dà garanzia di avere esperienza. Eccola lì, la punta alle vede dell'acqua 3 della Grecia, il buon lavoro fatto anche dai greci, in enorme crescita negli ultimi anni. Grazie all'allenatore italiano Postiglione. E qui l'Italia, come ti dicevo, si sta facendo sotto, è riuscita a recuperare una posizione sul Canada, il Canada forse ha leggermente mollato, cala molto lontana la barca di Derek O'Farrell. Allora andiamo a vedere cosa accade. Australia sempre lì, poi c'è la Grecia, la Germania, importante sono i primi tre posti, lo ricordiamo, perché vanno a garantire la finale. Italia che comunque in acqua 1 adesso ha una parte finale eccellente, la barca azzurra, vediamo se riesce a piazzarsi all'eventuale terzo posto, regalarci la finale. Sarà difficile perché sono tutte lì molto attaccate, a parte la Grecia in acqua 3, Germania, Australia per il secondo terzo posto, Italia quarta sulla Nuova Zelanda probabilmente. Peccato, forse si poteva fare qualcosa in più prima, ti chiedo Raffaello, dal punto di vista tattico, perché gli ultimi 250-300 metri, hai detto bene tu, si è vista un'Italia forte che ha mantenuto diverse energie, forse troppe energie ha mantenuto, poteva giocarsela un po' prima? Beh, forse una gara troppo di attesa per i nostri ragazzi, ma una buona seconda parte, questo gli dà un'iniezione di fiducia a mio avviso per la finale B, dove devono assolutamente riuscire ad arrivare tra i primi 5, e una, secondo me, è alla loro portata, sì. Non è assolutamente, vedendo adesso la gara che hanno fatto, un risultato che possono da sesti a quarti, comunque due posizioni poi recuperate, anche se alla fine se l'è giocata la Nuova Zelanda proprio sull'arrivo. No, quinta l'Italia, di pochissimo, pensa, sulla Nuova Zelanda. 3.07, 3.30 per l'Italia invece. Germania, Australia, Grecia, Australia e Germania per quanto riguarda i primi tre che vanno in finale, come detto. In ogni caso, un quinto posto che, vero Enrico, diceva Raffaello Leonardo, che fa ben sperare per quella che è in ogni caso la finale B, perché lì basterà arrivare quinti per garantirsi un passo olimpico. Sì, sono 11 i passi olimpici del 4 senza. La Grecia ha fatto segnare un 5.56, ricordiamo che il record mondiale è della Germania con 5.41. Campione uscente è la Francia, che però non è presente nelle due semifinali.